Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 25esimo episodio per la nostra serie di Final Fantasy XV. Riprendiamo esattamente dal filmato nel quale Sua Grazia Luna Freya esprime ovviamente il suo dispiacere per l'oscurità che instilla terrore, odio e disperazione nel cuore degli uomini e si fa portavoce e carico della responsabilità di salvare più persone possibili e di riportare la pace e la luce in tutto il regno e in tutto l'impero, nel continente nel quale viviamo. Un sogno di speranza ridotto a un incubo di morte e distruzione. Luna, eppure vi supplico di non cedere allo sconforto. Abbiate fede negli dèi che vegliano su di noi. Con la benedizione delle stelle che illuminano i cieli, il nostro mondo sarà liberato dalla minaccia dell'oscurità. Oggi sono qui ad Altissia per invocare Leviatano, dea dei mari e spirito degli abissi. Per mezzo di questo sacro rito entrerò in comunicazione con l'abissale. Ma prima lasciatemi professare un voto solenne. Vi prometto, sul mio onore di sciamana, che non mi darò pace finché l'oscurità non sarà bandita dal mondo e la luce tornerà a noi. Siate benedetti. Ok ragazzuoli, nel mentre ricordo che è disponibile la nuovissima pagina Facebook Mastro Titto dedicata proprio a voi, così che possiate condividere i vostri pensieri, dubbi, domande, curiosità e tutto quello che volete per quanto riguarda la serie di Final Fantasy XV, ma anche le nuovissime serie che verranno e tutte quelle che ci sono anche state. Quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi commento, condivisione, quello che volete. Quindi mi raccomando, vi ricordo ancora una volta, pagina Facebook Mastro Titto, iscrivetevi, commentate e divertitevi. E da qui inizia quello che è il rituale dell'alleanza che permetterà alla sciamana tramite i suoi poteri di intercedere con la divinità marina Leviatano l'Abissale per chiedere il suo potere e donarlo poi al re di Lucis, cioè noi, Noctis. Quindi non a caso questo episodio l'abbiamo chiamato Leviatano l'Abissale. Sono io Luna Freya, della stirpe delle sciamane. Dea dei mari, vi imploro, concedeteci la vostra alleanza perché il re possa rivendicare la pietra. Leviatano, l'abissale. Misera creatura umana, ignori ciò che governa il mondo, eppure pretendi il potere di una dea? Sì. Notte, l'abissale si è risvegliata. I civili? Ci siamo quasi. Ti raggiungiamo quando abbiamo finito. L'impero ha circondato Leviatano. Svelto, Notte. Vado. Allora il rito è già iniziato. Probabile. È ora di dare una mano all'abissale. Si comincia, ragazzuoli. Via, giù botte. Qui ovviamente va benissimo sempre le doppie lame, perché stordiscono molto in fretta il nemico e fanno comunque sia il danno ideale per quanto riguarda il tipo di arma che soffrono di più. Aggiramento, va benissimo, abbiamo eliminato i primi due. Ok, avanziamo. Se avete difficoltà, mi raccomando, utilizzate gli oggetti come l'Isir, Grande Elisir e quant'altro, pozioni se morite e panoplia laddove proprio vi trovate alle strette. Va bene anche una proiezione tattica per prenderli da dietro. Vedete come i doppi pugnali vanno benissimo. Alternativo potete utilizzare anche la spada con l'elemento oppure andare semplicemente a equipaggiare le armi normali, quindi la dagger unica se non volete l'elemento nell'arma, oppure credo vada benissimo contro i corazzati anche la lancia. Infatti genera un buon danno sicuramente.
Quindi utilizzate più che altro quella che vi è più comoda. Io personalmente vado di doppi pugnali, li trovo un pochettino più performanti rispetto alle altre. Ancora addosso, via. Subito proiezione, eliminate molto velocemente i nemici anche più distanti. Non vi preoccupate di eventuali contrattacchi, l'importante è che eliminate la maggior quantità di nemici in minor tempo possibile. Accanitevi su uno alla volta, sempre, questo è fondamentale. Non preoccupatevi se prendete dei danni in più, non pensate neanche a schivare, l'importante è massacrarli di botte prima che si muovano. E questo è quanto. Continuiamo ancora ad avanzare, non ci sono oggetti da raccogliere. E qui la situazione si calma un attimo, per modo di dire. Cosa può sapere una nullità infima ed effimera della grandezza dell'universo? Non è molto collaborativa, Leviatano. È un po' come Titano. So ciò che anche voi sapete. Il re dei re è destinato a scacciare la possibilità di questo mondo. Ed ha una potenza disumana, soprattutto a contatto con l'acqua. Ingrati umani blasfemi, sempre pronti a dimenticare i secoli di protezione concessi dalla vostra dea. È in cambio di misericordia che l'umanità offre preghiere, così come gli dei pretendono devozione in cambio di benedizioni. Eppure questa nullità profana blatera di re ed eresie di fronte a una divinità. Che sacrilegio intollerabile. Giuro che il re si dimostrerà degno. Se non lo sarà, allora il pasto avrà inizio e non terminerà finché tutte voi nullità non sarete divorate. Quindi anche Leviatano ci mette alla prova, si è stretta l'alleanza. In cielo e in terra, sulle vette e negli abissi, nella nascita e nel ritorno. Noct, Propto sta venendo da te. E voi? Aspetteremo qua giù, c'è posto solo per due. Noct, salta! Ok ragazzuoli, una bella rincorsa. Facciamo un bel respiro, raggiungi gli altri nel luogo stabilito. E si comincia lo scontro con Leviatano, l'abissale. Ole. Ma porca puttana! No! Ok. Questa è forse una delle poche volte in cui Propto si rende utile. Una cosetta che ho preso in prestito dall'imperatore per avvicinarci. Ok, da qui si comincia. Non riuscirò a leggere un granché, ragazzuoli, perché dovrò pensare al combattimento vero e proprio. Quindi parata e contrattacco. Mi avvicino il più possibile, ma poi tocca a te. Va bene, non ci vorrà molto. Meno male che hai trovato questo. Appena l'ho visto ho capito che ci avrebbe portato lontano. Pronti? Difesa. E parata. Difesa. E parata ancora. Ancora una volta, difesa e parata. Via. Oh cavolo, oh cavolo. No, ci arrivi adesso. Triangolo, via. Mi raccomando, state attenti a non fare cerchio, perché viene abbastanza istintivo. Missione compiuta, la prima battaglia di re. E qui cominciamo. Sarà lunga, sarà impegnativa, sarà tosta. Leviatano, concedimi la tua benedizione. Ho bisogno del tuo potere. Mi sa che non è tanto d'accordo però. Ok, si va. La rivelazione di Leviatano, sconfiggi Leviatano. Livello boh. Sarà qualcosa di altissimo, che già che è il rosso. Devo proprio sconfiggerti per avere il tuo aiuto? A quanto pare. Ok, di qui per cominciare, niente, aspettiamo che arrivi il momento opportuno. Vediamo se possiamo eseguire proiezioni tattiche, se le possiamo fare, così intanto che ci avviciniamo di volta in volta. E saliamo un pochettino. Mi raccomando ragazzuoli,
concentrati, cattivi, determinati, perché è tosta. È complicato e ci vuole tanta pazienza. Ok, continuiamo con le proiezioni, ancora proiezione. Adesso andiamo su di lui, uno triangolo. Si picchia un po', qualche proiezione e poi appena possibile torniamo alla proiezione strategica. Ok, ovvero quella tattica. Veramente molto molto scomodo. Per lo più se considerate che non abbiamo vigore, è tutto peggiore ancora di più. Possiamo anche nuotare in questa fase. Vediamo se non è possibile. Sì, possiamo utilizzare magari un oggetto, ma anche no, perché stiamo appesi. Ok, appena è possibile ci lanciamo su di lui. Ci stacchiamo un attimo per recuperare anche il vigore, altrimenti non ci arriviamo. Ok. E continuiamo ancora di proiezione e attacchi normali. Vedete come con pochi colpi, anche se scomodo, la prima fase è stata completata con successo. Parliamo dell'anello. Ripensandoci, faglielo avere. E ricorda il cristallo. Corri, principino, la tua sposa ti aspetta. Che pezzo di merda. Consegnerò l'anello al legittimo sovrano. Quando la profezia sarà compiuta, chi è preda dell'oscurità troverà pace. Che bel pensiero, ma prego vostra grazia, dopo di voi. Ragazzi, la situazione è abbastanza catastrofica. Una Freya è stata accoltellata. Ardyn ha fatto sta scenata che l'ha pugnalata e se n'è andato. Noi abbiamo preso una batosta tremenda dalle pietane. Non abbiamo molte speranze di riuscita, purtroppo. Vedete però come con il potere e l'intercessione della sciamana andiamo a riattivare i mausolei dei re. Quindi ci viene concesso il potere dei 13 mausolei. Una Freya è sfinita, ma ci ha concesso ancora una possibilità di vittoria. Quindi, concentrati, cattivi, determinati. Addosso al Leviatano, via. Cerchio. Cerchio. E ancora cerchio. Cerchio. E sotto. Una pinna spezzata. Ok, cominciamo subito con R1 e triangolo, proiezione, addosso e sempre cerchio. Ancora proiezione, non molliamolo un attimo, di cattiveria continui, via ancora, R1 e proiezione. Finché sta fermo abusiamo di cerchio semplicemente tenendolo premuto, così gli scarichiamo il potere di tutte le 13 armi ancestrali addosso. Ok. È in difficoltà, noi ne approfittiamo, è vulnerabile, per cui ci accaniamo su una parte in particolare e andiamo a romperla, via. Ci spostiamo, recuperiamo spazio. Ancora, R1 triangolo, proiezione a distanza.
andiamo a prendere la testa che è abbastanza instabile, si muove continuamente. Ok, perfetto, è andato sott'acqua, quindi per il momento ci allontaniamo, riprendiamo fiato e ci prepariamo poi a riattaccare ancora. Vediamo cosa fa. Perfetto, è emerso dall'acqua e ci ha preso in pieno. Quindi sempre attenzione all'acqua se lui si immerge, perché tanto riuscirà da lì. Ok, lo bombardiamo dalla distanza semplicemente con cerchio e ci spostiamo adesso, cerchio. Ok, una gran bella scarica ancora addosso. Ancora dalla distanza, semplicemente rune e cerchio. Cerchio, una sorta di contrattacco e ancora addosso. Ancora proiezione e ricominciamo. Di nuovo, tutto così ragazzi, molto semplice, rune e cerchio dopo la proiezione e poi cerca il momento giusto per evitare. Possiamo anche spostarci nel mentre e continuiamo sempre così. Come vedete in questa fase lo scontro è completamente a distanza, per cui ne approfittiamo e finché ce n'è continuiamo così. L'importante è riuscire a togliere più vita possibile alle vedano nel minor tempo possibile, così che ci garantiamo di non prendere troppo colpi. Vi invito anche a notare che in questa fase del combattimento abbiamo la bellezza di 7000 e passa punti vita. Occhio che sta sotto l'acqua, adesso riemerge. Eccolo lì. E ricominciamo col bombardamento, semplicemente R1 per targettare e cerchio per sparare dalle distanze. Vedete come anche avvicinandoci il danno non si incrementa, quindi vale la pena mantenere la massima distanza per evitare i suoi colpi, che possiamo tranquillamente evitare con un quadrato. Come al solito, una normale schivata per PM. Occhio sempre sotto al pelo dell'acqua. Eccolo lì. E ricominciamo il bombardamento. Ok. Ha evocato 4 tornado d'acqua, quindi attenzione a come si muovono. È quasi morto. Schivata di quadrato. Proiezione addosso. Ci ha preso, non fa niente. Recuperiamo un attimino quota e ricominciamo col bombardamento dalla distanza. Ok, prepariamoci all'ultima fase per il colpo di grazia. Miriamo una pinna e la spacchiamo. Ancora addosso, lo facciamo a pezzi. Via, pezzo dopo pezzo. Ancora non basta. Centrali, via. Continuiamo ancora il bombardamento a distanza. Resistete che è fatta. Quadrato della difesa premuto. Vai che è l'ultima scena. Cerchio, parata. Cerchio ancora, spammatelo. E si chiude, via. Ultimo cerchio. Bravissimi ragazzi, Leviatano rimane, anzi scusate, Leviatano l'abissale è sconfitto. E anche questa è fatta.
Noctis-sama. Luna. Qui ni irashitan desu ne. Luna mo. Mo ichido oai dekiru nante omotte mo mimasen deshita. E? Doushite? Watashi wa mo Kannagi no shimei wo oeta kara. Owatte mo issho ni irareru desho? Kamigami wa Noctis-sama no chikara wo mitomemashita. Soshite yubiwa mo anata no te ni modorimasu. Minasan no tokoro e modoraretara Tenebrae wo otazune kudasai. Takusan no hana ga Noctis-sama wo odemukae shimasu kara. Luna wa? あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。 心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。 Ohio. Ben trovato. Avvertirò gli altri, ma potrei metterci un po'. Sei ferito? Un sacrificio minimo in una battaglia così grande. E Luna? Ci ha lasciati. Quindi, così come abbiamo visto nella sequenza animata in computer grafica, in realtà Luna Freya si è sacrificata per permetterci di ottenere il potere dell'evocazione Leviatano l'abissale. Umbra è venuto a portarti quello. E come ultimo sforzo ci ha lasciato l'anello del re di Lucis, quindi la prova autentica, insieme poi alla spada, che noi siamo i discendenti di una stirpe, quindi facciamo parte, abbiamo un ruolo da protagonista fondamentale nella profezia di portare la luce nel mondo e sconfiggere l'oscurità.
Ovviamente nel corso dell'ultima battaglia i nostri amici hanno partecipato come potevano e hanno affrontato tantissime difficoltà. Colui il quale ha sofferto più di tutti è stato Ignis, perché ha perso la capacità di vedere. Ovviamente per avere più informazioni, ragazzi, dovremo attendere l'uscita e la disponibilità del DLC relativo al capitolo di Igni, così come per Gladio quando si è allontanato da noi nel mentre che cercavamo il blocco di Mithril. Missione compiuta. La rivelazione di Levetano. Benedizione dell'abissale. Capitolo 10. Il peso della corona. Il viaggio continua e ora i quattro amici sono su un treno diretto a Gralea, la capitale imperiale. Con rinnovato potere, Noctis sogna il giorno in cui la sua terra rinascerà insieme al cristallo, ma per il momento non riesce a trovare la forza di mettere l'anello al dito. Un mondo che soffre. Alcune settimane dopo. Su Carpe, treno imperiale Magna Fortia. Quindi dopo tutti gli eventi tragici che si sono successi, noi continuiamo comunque il nostro viaggio a bordo di un treno nella stessa parte del continente in cui vi è l'impero, la città imperiale, nel nostro viaggio, e attraverseremo, come ha detto bene Prompto, anche Tenebre. Non prima di aver fatto visita al... Scusate, non ho fatto in tempo. Sei sicuro di farcela? Le ferite sono guarite. La vista tornerà col tempo. Si può sapere chi ti credi di essere? Perché? Non ci fermeremo a Tenebre. Cerca di crescere e datti una svegliata. Me la sono già data, sono qui, no? Quando hai finito di frignare, guarda intorno e pensa a chi sta peggio di te. Lasciami in pace. Come ti sta l'anello? Ah no, scusa, lo tieni in tasca tutto il tempo. Quella ragazza ha dato la vita per farti compiere il tuo dovere, non per farti piangere addosso. Non mi risulta, e anche Ignis si è sacrificato per te. Basta, Gladio. Ti credi un re, ma sei solo un vigliacco. Taci, smettetela. È pronto, vale poco come baluardo di calma. Allora datti una regolata e reagisci. Praticamente la situazione in sostanza è questo, ragazzi. Noctis è giustamente sconvolto dai fatti accaduti perché ha perso Luna Freya per conquistare la benevolenza di Leviatano, ha visto come è stata assassinata per ottenere l'anello e tutto il resto. Però non se la sente di indossare l'anello che gli è stato dato. Perché Gladio si arrabbia tanto? Perché in realtà questo anello può risolvere moltissimi problemi se soltanto Noctis collaborasse un po' e non perde di vista anche ciò che hanno sacrificato gli altri per lui. Cioè, è un pochettino egocentrico in questo caso Noctis, e adesso prova ad indossare l'anello ma non ce la fa, c'è qualcosa che glielo impedisce. Però lui non condivide, come gli ha consigliato Sid, di appunto spartire il proprio fardello, il proprio peso anche con i suoi compagni, e continua comunque sia a comportarsi in maniera molto egoista e egocentrica, pensa solo a se stesso e cerca sempre di farcela da solo, ma questo non è un bene quando si fa parte di un gruppo, dove bisognerebbe per l'appunto condividere e farsi dare una mano anche dagli altri. Finché non arriverete in stazione puoi approfittare del tempo libero per esplorare i vagoni del treno. Noi invece, sosta profonda, esplora i vagoni. Non andiamo per ora avanti perché ne approfitto di questo momento di tranquillità per dirvi che anche per il 25esimo, se non ricordo male, scusate sempre la cronologia, episodio di Final Fantasy XV è tutto. Io vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Vi ricordo ancora che ho creato la nuovissima pagina Facebook Mastro Titto appositamente per voi, quindi mi raccomando iscrivetevi, mettete un mi piace e potete scriverci tutto quello che volete riguardanti ovviamente le serie del canale YouTube, attuali, passate, ovviamente anche per quelle che saranno le serie future. Quindi tutto a posto per voi. Grazie ancora ragazzi per il sostegno e il supporto, al prossimo video. Ciao!